l'alieno più volgare e scorretto del cinema. Get your goddamn hands off my motherfucking junk! Ma chi è Paul? Qual è la sua storia e perché è così importante parlarne? Una cosa per volta. Il doppiaggio italiano, elemento che caratterizza e infuoca da anni il dibattito online su quali siano le versioni migliori di ogni prodotto multimediale che approda sulle varie piattaforme streaming, al cinema o in TV, o qualsiasi altro prodotto che l'italiano medio sceglie per godere delle sue serie e film preferiti adattati nell'unica cazzo di lingua che comprende, l'italiano. Ma chi sono io per giudicare chi non gode della versione originale del vasto repertorio che il pianeta Terra ci offre, se non per quando si tratta del nostro imponente stivale del cazzo? Esatto, chi sei? Trema bello. Ho capito. Io stesso adoro alcuni adattamenti italiani proposti nel corso degli anni. Ho fatto anche un intero video su Terkel, il cartone doppiato da Elio e le storie tese. Non posso che essere pro rispetto al grande lavoro che viene fatto in Italia nella rielaborazione di questo tipo di linguaggio. Sparata questa introduzione della minchia, è assodato che siamo tutti fan dei cartoni animati volgari, visto che ho fatto un video di 10 minuti solo su questo cazzo di tema. Cartoni animati volgari. I Simpson, i Griffin, South Park, Rick e Morty, BoJack Horseman, Big Mouth. È ora di specificare quanto non siano importanti solo i cartoni animati demenziali, satirici o che hanno di base un contenuto e un mood ironico, ma anche i film in live action che escono fuori dagli schemi per creare ilarità e, perché no, anche un fondo di riflessione nel pubblico. Basti pensare alla famosa trilogia del cornetto di Edgar Wright, che per chi non la conoscesse si tratta di tre pellicole con protagonisti Simon Pegg e Nick Frost, che non sono collegate tra loro se non appunto per la regia, per gli attori presenti o per lo spirito parodistico e sarcastico che accompagna l'atmosfera di tutte e tre le opere. E ora lo so che il commento giungerà spontaneo. Sì, ma che cazzo c'entrava la sul doppiaggio dell'inizio? E dai cazzo, dammi tempo, lasciami chiudere tutti i cerchi. Nel grano, gli alieni. Shaun of the Dead, l'alba dei morti dementi. Che tra l'altro tutti rompono i coglioni per questa traduzione, quando secondo me è perfetta, perché Shaun of the Dead si rifà a Dawn of the Dead, mentre l'alba dei morti dementi si rifà all'alba dei morti viventi, quindi era praticamente impossibile adattarlo meglio. Un saluto a Cannarsi, un giorno farò un video su di te. Comunque, Shaun of the Dead, uno zombie movie in cui i protagonisti sono già zombie prima che arrivino i morti viventi quelli veri e che si sveglieranno dal loro torpore solo grazie a questa apocalisse di mostri. Hot Fuzz, secondo capitolo della trilogia, un'incredibile presa per il culo ai film d'azione caratterizzati spesso da un caso misterioso da scoprire, che rivela poi clamorosi colpi di scena e che per qualche motivo avevi già capito all'inizio del film. Beh, dico solo che in questo caso non accade. The World's End, l'ultimo della trilogia, un vero capolavoro della quale farò un giorno un video dedicato, sviscerando i temi che tratta, come la gestione del proprio io bambino, l'immaturità, la nostalgia e l'impatto che ha avuto internet sulle relazioni umane. Beh, ok, va bene tutto, ma che cosa c'entra tutto questo con un... Esiste un film, Paul, che ha come protagonisti gli stessi della trilogia del cornetto e prende per il culo i film di fantascienza con gli extraterrestri. Con calma. Paul non è girato da Edgar Wright, come i precedenti di cui vi ho parlato, ma mantiene in un certo senso quello spirito parodistico che avevano le altre opere, in maniera molto meno incisiva e registicamente meno interessante, ma comunque con un tono assai divertente. E la trama è più o meno questa. Simon Pegg e Nick Frost sono due ragazzi appassionati di cultura pop, che visitano per la prima volta il Comic-Con e vanno in vacanza in America per vivere il proprio sogno di scoprire ed approfondire il territorio statunitense, arrivando addirittura all'Area 51, luogo in cui conosceranno il loro nuovo amico. Questo come te lo spieghi? Sta svenendo, prendendo... Mi sa che ho fatto colpo. Paul è un alieno sboccato, volgare, senza filtri, che durante il film ne farà di tutti i colori, e poi, sì, i più attenti hanno già capito. È qui che si chiude il cerchio. Ricordate il video su Terkel, il cartone doppiato dagli Elio e le storie tese? Sono i magnifici mosi. C'è gli Elio e le storie tese. Uno giusto! No, è una merda. Esatto, ragazzi. L'alieno protagonista del film è doppiato da Elio degli Elio e le storie tese. Non riesco più a parlare d'altro ormai. Ciao Elio, che cosa faccio in questa sala? Sto tentando di doppiare questo film. Paul. È incredibile come, nonostante venga smerdato da tanti, il doppiaggio italiano riesca a regalare, tra i vari Tiziano Ferro che doppia Shark Tale o Enzo Salvi che ha doppiato il noto film Valiant, Piccioni da combattimento. Esistano anche casi in cui doppiatori non professionisti possano fare un bellissimo lavoro, soprattutto quando c'è la giusta ironia di fondo. Comunque, scusate l'off topic, ma in quel cartone animato c'è Enzo Salvi che dà la voce a un personaggio doppiato in originale da Ricky Gervais. Noi Enzo Salvi, loro Ricky Gervais.
Io, Toby, dove sei quando servi? Paul è una meravigliosa commedia scritta da Simon Pegg e Nick Frost, e non la consiglio solo per gli amanti dei film demenziali e parodistici, o agli appassionati della trilogia del cornetto, o ai seguaci degli Elio e le Storie Tese, chiaramente. Ma a chiunque abbia voglia di passare un paio d'ore col sorriso, con un prodotto leggero ma anche ben pensato, ben scritto e ben interpretato. Poi, oh, la scelta di guardarlo in originale con la voce di Seth Rogen o in italiano con la voce di Elio è vostra. Cioè, cazzi vostri. In originale hanno Seth Rogen, in italiano Elio. Io, Toby, dove sei quando servi? È un film per tutti, perché sì, c'è qualche parolina forte qui e là, però scene di sesso zero, droga zero, c'è solo questo alieno che inizialmente sembra brutto, ma alla fine viene fuori che è bello dentro. Comunque, ragazzi, recuperatevi sto film perché, oltre a essere un'ottima perla dal punto di vista comico, è anche un buono spunto dal punto di vista parodistico di un genere cinematografico. E poi ho il DVD autografato da Elio. Ovviamente c'ho anche il Blu-ray, DVD, ok, ma il Blu-ray ovviamente ce l'ho. Due. Grazie veramente per la visione. Ah, e una cosa, se vuoi qua sotto lascia un commento dove consigli a Tremabel prodotti, film curiosi di cui parlare. Ciao. Grazie della visione. Iscriviti, figlio di puttana. Tremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi.